Buonasera, sono Alessandro Ottigni, rappresentante tra virgolette dei Monelli. I ragazzi qua dietro sono un po' più timidi di me, diciamo. Siamo qua anche stasera in oratorio per consegnare i premi della bontà. I due premi, il premio era stato istituito dal Pepi insieme a noi Monelli, ci aveva trascinato in questa bellissima iniziativa. E dalla sua morte abbiamo voluto riproporlo noi, portarlo avanti noi, anche per proseguire nella sua memoria. Ecco. Stasera, come ho detto, consegneremo i due premi, uno a un adulto del paese e uno invece a un alunno delle scuole elementari votati dai suoi compagni di classe. Vogliamo ringraziare Fabrizio Zucchelli che anche quest'anno si è prestato a fare il presentatore, vogliamo ringraziare gli alunni e i docenti delle scuole medie per la partecipazione e tutti Paolo Aresi e tutti gli ospiti di questa serata, oltre che al pubblico, come sempre è molto numeroso. Questa sera ad Ardesio a parlare di Pepi Fornoni, che io avevo definito un po' di anni fa poeta muratore, ma soprattutto era un amico che avevo incontrato durante il mio lavoro in Alta Val Seriana e a Clusone. L'avevo incontrato perché lui era una persona estremamente sensibile nei riguardi delle persone bisognose. E quando ci fu, non so se ricordate, l'emergenza Albania, l'immigrazione massiccia degli albanesi, Pepi si offrì di assumere due di questi emigranti, di questi disperati. Venne da me in redazione e ne parlò e poi in effetti ci furono due albanesi che vennero assunti dalla sua piccola impresa che costruiva o riparava baite e rifugi in montagna. Poi da lì mi disse: ma a me piace anche scrivere, ho scritto di trapolade, se lei vuole. Poi dopo ho cominciato a darmi del tu, ma all'inizio mi dava del lei. Dice: ma se lei volesse dare un'occhiata, visto che fa il giornalista e anche lo scrittore, dice, ma io gli ho detto sì, volentieri. E così ho cominciato a leggere le poesie del Pepi e poi ho cominciato a voler bene anche alle poesie, non solo al Pepi, e a curarne poi la pubblicazione. E penso che siano poesie che anche lette oggi dopo alcuni anni siano molto belle, molto interessanti, molto oneste e capaci di trasmettere emozioni.